Questa amministrazione si muove per favorire tutti gli strumenti a chi ha un'impresa, a chi vuole fare impresa, per poter comunque usufruire di quelle che sono le agevolazioni. Recentemente lei personalmente ha partecipato a un incontro per quanto riguarda i consorzi fidi. Ci sono novità da questo punto di vista? Ecco, quali sono le possibilità che oggi hanno i commercianti, gli artigiani e gli imprenditori canicattinesi? Allora, premesso io da ex imprenditore, mi pare giusto e doveroso, mi sento molto vicino agli imprenditori, sono convinto che l'impresa è quello che porta sviluppo, è quello che è il motore di qualsiasi città, di qualsiasi nazione, di qualsiasi, del mondo intero, perché il motore è quello. Sì, in questi giorni c'è stata una conferenza, abbiamo assistito a un incontro tra il Consorzio Fidi e Monte dei Paschi, con cui è stata stipulata una convenzione. Che appoggia molto e dà molto spazio a chi vuole intraprendere, a chi vuole usufruire dei benefici diciamo, relativi a finanziamenti agevolati. Per esempio, si è parlato molto, si può andare per informazione presso il Consorzio Fidi o il Monte dei Paschi, il progetto Resto al Sud. Per me è una cosa importantissima. Se io dovessi intraprendere oggi da giovane, è una di quelle cose serie, non come sono state fatte le lontane 488, diciamo che lasciavano poi il tempo che trovavano. Molti imprenditori poi si sono trovati in difficoltà. Qua si tratta di finanziamenti mirati al singolo imprenditore fino a 50.000 euro, con un contributo, mi pare, per il 70% viene restituito in 8 anni e il 30% a fondo perduto, quindi stiamo parlando davvero di linfa per quanto riguarda le attività produttive. Quindi questo io invito i miei concittadini, tutti quelli del territorio, a recarsi per esempio presso la Banca Monte dei Paschi o tra il Consorzio Fidi con cui dico c'è questa nuova convenzione per cominciare a parlare anche di questo, per cercare di fare cose nuove, per cercare di intraprendere e avere queste possibilità. È chiaro che non si ferma a 50.000 euro perché da quello che ho capito, si possono anche consorziare per certi versi i vari imprenditori, mi pare un massimo fino a 4 e quindi fino a 200.000 euro. Quindi si possono fare strutture, non lo so, loro facevano una proposta del pastificio, c'è chi ha investito per esempio nella realizzazione di progetti tipo per esempio la stampa 3D. Ecco, tutte Cioè, cose attività che possono produttiva, essere cose che ammesse a possono. finanziamento, però ecco, da questo punto di vista l'amministrazione insomma dà il proprio supporto, l'informazione, ma per esempio se qualcuno volesse utilizzare i capannoni o comunque l'area artigianale che c'è, a che punto siete? Avete rifatto il bando, rifarete il bando? Stiamo preparando, predisponendo di nuovo il bando. Il problema è che per quanto riguarda l'artigianale, che deve essere solo ed esclusivamente attività artigianale, non può essere commerciale, non. Rifaremo un bando. Se malauguratamente dovesse andare deserto, come è già successo nelle volte precedenti, chiederemo in assessorato l'eventuale apertura anche alle attività commerciali. Non so se ce lo concederanno, ma noi è il nostro obbligo morale provare a far partire questa benedetta zona A artigianale. che punto è? Cioè, nel senso, lei ha visto le condizioni dell'area artigianale? Sì, io ho visto le condizioni artigianali, sono discrete, ma il problema è quello, io sono sempre stato critico per quanto riguarda l'artigianale, per come è allocata e per come è, cioè se voi pensate bene, se ci deve andare un mezzo pesante, ha enormi difficoltà. Quindi un'area artigianale che non può essere raggiunta agevolmente non è un mezzo pesante. Infatti chiederemo all'ANAS se riescono a farci un ingresso a raso Questo era già stato detto in passato Sì, che doveva ma essere. l'abbiamo chiesto, ma non è che sono, cioè, non sono cose normali, perché lì è previsto lo svincolo a Sant'Anna, ma è uno svincolo che costa circa 3 milioni di euro. Quindi se ci sono finanziamenti, e abbiamo per questo l'assessore ai lavori pubblici che sempre ci stiamo attenti a queste cose e cerchiamo sempre di fare del nostro meglio, ma in questo momento non ci sono somme relative a questo tipo di finanziamento. Quindi l'area artigianale rimane così com'è. Però ripeto, noi cercheremo di metterla in movimento, di animarla. Nel migliore dei modi, con le nostre possibilità, io ricordo sempre che siamo in una situazione un po' particolare. È inutile dilungarmi perché poi dico sempre le stesse cose. Voi con ANAS che tipo di rapporti avete? Io so che l'assessore Corbo, io obiettivamente personalmente nessuno, però so che l'assessore Corbo è ben inserita perché, sia perché è il suo lavoro, sia perché ha già fatto tanti altri lavori con ANAS, penso che abbiamo le possibilità. Ma ANAS non è che per chi ha la conoscenza ti apre lo svincolo o non te lo apre se è possibile aprirlo.